Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di questa piccolissima testata di Casa Vox, la MV50 Rock. Io direi di aprire e vedere quanto è piccola, ma non ci facciamo ingannare dalle dimensioni. Bene, come vi avevo detto, la testata è veramente microscopica, ma non ci facciamo appunto ingannare dalle dimensioni, perché questa testata ha ben 50 watt di potenza con questa nuova tecnologia di cui abbiamo già parlato in una testata che abbiamo provato, la Vox MVX150H, la testata quella grande per capirci. Bene, qui abbiamo la stessa cosa ma 50 watt di potenza. Questo è il suo alimentatore. Vediamo come si presenta esteticamente. Abbiamo gain, tono, volume, poi qui dietro abbiamo l'uscita speaker, abbiamo addirittura il selettore di impedenza, quindi la testata può funzionare a 4, 8 e 16 ohm, poi abbiamo un equalizzatore diciamo di uscita, perché se attacchiamo la testata diciamo in una cassa piccolina potremo scegliere l'equalizzazione deep per avere un suono più profondo, mentre invece flat la testata suonerà flat. Avremo modo comunque di provarla dopo questa cosa. Poi abbiamo lo standby e l'accensione qui dietro e poi abbiamo l'eco on off, quindi la testata diciamo ha lo spegnimento automatico in caso non la si suonasse per un po', la testata diciamo va in stand by, e poi abbiamo l'uscita phone and line, eccola qui, quindi qui possiamo suonare tranquillamente o in cuffia oppure uscire da qui e andare direttamente nel mixer. Quindi tecnologia no tube, quindi all'interno abbiamo una valvolina, per capirci, una valvola. Io direi di attaccarla e vedere un po' come suona. Bene, collegata alla nostra testata, mi sono dimenticato di dirvi una cosa prima, che con la selezione dell'impedenza tra 4, 8 e 16 viene anche abbassato il wattaggio della testata. A 4 ohm la testata sprigiona 50 watt, a 8 ohm la testata va a 25 watt e a 16 ohm la testata diventa 12,5 watt. Ora l'ho collegata a 8 ohm, quindi 25 watt. Equalizzazione posteriore flat, vi ricordate il piccolo switchino deep e flat? Ora l'ho messo flat. Controlli ore 12, il boom meter qui davanti ci indica il volume di uscita della testata. Yes! Allora, vediamo l'escursione del gain. Bella riserva di gain. Vediamo il tono. Ma il tono non è acido nemmeno a masso. Comunque mantiene una sorta di rotondità del suono. Volume. Bene, mi sembra che il volume sia giusto, tant'è vero che il V-meter arriva fino a metà. Molto dinamica. Yes, figa. Vediamo lo switchino posteriore, la famosa diciamo equalizzazione finale. Ora sta su flat. Vediamo deep che succede. Flat. Deep.
Sleep. Allora, io sento la parte alta che viene un pochino giù, viene un po' smussata la parte alta, e la parte bassa che automaticamente sale un filino. Quindi che succede? La Vox consiglia l'impostazione Deep per casse di litraggio piccolino, in modo da enfatizzare un pochino appunto la parte bassa, che magari nelle casse a un cono può venire un pochino a mancare. E invece l'equalizzazione Flat per delle casse, diciamo, più grandi. Flat. Deep. Sentite la parte bassa. Flat. Sentite anche la parte alta che succede. Deep. Flat. Deep. Viene un pochino smussata. Scendiamo col gain. Scendendo col gain addirittura possiamo ottenere un bellissimo suono clean, che però un po' break up, no? Ragazzi, questa piccolissima testata della Vox devo dire che ha delle sorprese. Ha delle sorprese perché può suonare sia molto satura, sia possiamo ottenere dei suoni clean appunto fino al break up. Veramente molto carina, e poi soprattutto è veramente microscopica. Una testata che può essere messa nella custodia della chitarra. Io vi consiglio assolutamente di provarla. E adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, come sempre.